Mara Venier, durante la presentazione dei palinsesti Rai, ha commentato la sfida domenicale che l'attende contro la sua amica Barbara D'Urso. Nel corso della presentazione per i nuovi palinsesti Rai per la stagione 2018-2019, avvenuta mercoledì 27 giugno con anche la presenza del direttore generale Mario Orfeo, è stata confermata l'indiscrezione che girava da tempo: Mara Venier farà il suo ritorno in Rai e lo farà dalla porta d'ingresso principale, visto che sarà al timone di Domenica 1. Tutta la prima parte del contenitore domenicale sarà affidato alla sua esperienza, mentre la seconda parte spetterà a Cristina Parodi, l'unica sopravvissuta delle due sorelle, visti i scarsi ascolti ottenuti quest'anno che hanno imposto il cambio di conduzione per la prossima stagione. La rete ammiraglia infatti è stata messa in difficoltà più volte, sul piano degli ascolti, dalla concorrenza di Domenica Live, condotta da Barbara D'Urso, che ha macinato record su record stracciando letteralmente la sorelle Parodi. Il ritorno di Mara Venier in Rai è una cosa che di certo non può passare inosservata, visto che ha passato gli ultimi anni proprio a Mediaset. Proprio in merito a questo, la zia d'Italia ha detto: la ricetta che utilizzerò per condurre Domenica 1 è la spensieratezza e la mia allegria. So che su Mediaset ci sarà la mia amica Barbara, tra noi non c'è affatto rivalità. Lei è una bomba, che vuoi farci? Cercherò di fare il mio lavoro al meglio, sarà una sfida sana con due donne che cercheranno di esprimere al meglio le proprie qualità lavorative. Cristina Parodi non è entusiasta del ritorno a Domenica 1 di Mara Venier. Se molte persone hanno appreso in modo positivo il ritorno di Mara Venier in Rai, c'è una persona che appena saputa la notizia non ha proprio sprizzato gioia da tutti i pori. Parliamo ovviamente di Cristina Parodi che, in merito al ritorno di Mara Venier a Domenica 1, ha commentato così il L'arrivo di Mara Venier in Rai è una scelta di Viale Mazzini che va in un'altra direzione, ma non mi sento di discutere le decisioni dei vertici. Tuttavia mi sento di fare gli auguri a Mara e anche se sarà una trasmissione diversa da come l'avevo impostata io, spero vada bene. Oltre a questa affermazione, la più grande delle sorelle Parodi sembra che non sia d'accordo per la divisione dei tempi di conduzione, ma comunque da qui alla messa in onda c'è tempo per chiarire ogni situazione malcontenta. Più che creare una guerra, i vertici di Viale Mazzini con la scelta fatta sperano di risollevare gli ascolti del pomeriggio della domenica, dopo i non buoni risultati di ascolto della scorsa annata. Ebbene dunque che Cristina Parodi non si arrabbi troppo e inizi a collaborare con la sua nuova collega,